Le mie sensazioni sono positive perché mi sono subito trovato benissimo con il gruppo e con, diciamo, l'ambiente che sta intorno a noi. La gente mi ha accolto benissimo e quindi sono stato veramente felice e spero di ripagarli, insomma, in campo. Intanto sì, ringrazio il direttore Polito perché mi ha trasmesso una fiducia enorme, diciamo, e ci siamo conosciuti ad Ascoli e lui ha visto qualcosa in me. Io appena mi ha chiamato e appena ho sentito di questa proposta non ci ho pensato due volte perché appunto mi ha trasmesso questa fiducia e so che persona è. E ho fatto il settore giovanile della Roma e questa cosa mi ha cresciuto molto, mi ha aiutato molto a livello formativo. Ho conosciuto giocatori di livello assoluto lì, quindi allenarsi con loro è stato, diciamo, sono stato anche fortunato ad allenarmi con loro. E ruolo, io sono uno che, diciamo, dove lo metti sta bene, quindi non ho problemi di questo genere. Ovviamente ho i miei ruoli che sono preferiti, dove magari mi trovo un pochino meglio, ma non c'ho veramente problemi sulle decisioni del ruolo. E in questi giorni ho capito veramente che c'è qualità lì davanti e sono felice di questo perché comunque più c'è qualità, più le cose si fanno bene, più c'è concorrenza, più uno si impegna ogni allenamento a fare di meglio. E quindi spero che insomma tutti noi ci colleghiamo in campo e facciamo più bene possibile, dai. Il mister mi ha chiesto comunque, a parte il ruolo che andrei a coprire e comunque le fasi di gioco che lui vuole, diciamo, interpretare in campo a livello sia difensivo sia offensivo, mi ha fatto capire, diciamo, che la sua impronta di gioco. E io in questi giorni sto provando ad ambientarmi in modo più presto possibile, diciamo, e spero insomma di, come ho detto, collegarmi con la squadra per capire insomma come giocare meglio tutti insieme. Fuori dal campo sono abbastanza tranquillo, cioè mi piace molto riposarmi e diciamo, io come unico hobby ho sempre avuto solo il calcio, non ho avuti altri. Quindi fuori dal campo mi piace stare soprattutto con la mia famiglia quando si può, se no sto da solo, le solite cose, dai, serie TV, PlayStation e riposo. I tifosi veramente mi hanno fatto capire che veramente sono unici da subito, perché cioè proprio ti trasmettono questo amore che lo senti proprio, che loro ci sono. Infatti questa cosa veramente è da ringraziarli, secondo me, è da solo venire qua anche solo per loro, perché ti fanno capire che comunque è una piazza che ci tiene e diciamo devi impegnarti per forza e lo vuoi proprio come cosa. Quindi ottimo, dai. Ma ne ho avute un po' di esultanze particolari, però in questo momento non ce n'è una. Diciamo, la prima esultanza che mi viene in mente ora è andare subito sotto i tifosi a gioire con loro. Un saluto a tutti i tifosi biancorossi, vi aspetto allo stadio e vi invito a fare l'abbonamento. Un saluto, forza Bari.